Finisce oggi il progetto Giocando Imparo, un progetto che ha raggiunto dei risultati strabilianti, 53 bambini seguiti, 73 con i fratellini sani e circa 40 famiglie. È stata un'attività progettuale veramente molto bella che ha raggiunto dei risultati veramente molto vicini a quelli attesi, ovvero quello di favorire il ritorno alla socializzazione, alla socialità dei bambini attraverso tutta una serie di attività. Sulla scorta di questi risultati molto incoraggianti, il Ministero ci ha riconfermato la sua fiducia per il 2023, quindi nel 2023 avremo un'evoluzione progettuale che ritorniamo alla socialità, in cui ci concentreremo maggiormente sulle attività implementate sia al domicilio che all'esterno a favore dei nostri bambini, delle loro famiglie e dei fratellini sani, con l'obiettivo appunto di potenziare ulteriormente le attività realizzate finora e sviluppare nuovi servizi per rispondere sempre più adeguatamente ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Abbiamo affrontato un periodo di 2 anni affrontando una malattia rara, nel caso della mia famiglia 2 bambine. Ed è una realtà che ti devasta, ti distrugge, perché improvvisamente si annulla tutta quella che è la tua vita e la tua quotidianità. E le bambine diventano degli involucri di rabbia che non riesce a uscire in nessun modo. Per cui anche quando esci dall'ospedale hai bisogno di un aiuto concreto. SAMOT e le altre associazioni di settore sono state per noi veramente un porto salvo, perché ci hanno dato la possibilità di far ritornare alla normalità, di riacquisire quella normalità che è andata persa nel periodo del decorso clinico della malattia. Ad oggi le bambine hanno ripreso una vita normale e tutta quella rabbia si è trasformata in gioia di vivere e in un sorriso. Ecco. Hanno mantenuto memoria del problema, però hanno acquisito anche una consapevolezza e una maturità che poi non è, magari insita in bambini di 5 anni. SAMOT è fatta da persone veramente speciali, tutti sono in grado di darci qualcosa, con un sorriso, anche basta con un semplice sorriso, una pacca sulle spalle, un abbraccio ai bambini. E tutte le attività che hanno fatto e che continuano a fare, i progetti che stanno portando avanti, sono veramente per tutti molto importanti, per noi genitori e soprattutto per i bambini. E non ultimi per i fratellini e tutti quelli che vivono queste situazioni difficili, sembra un po' ai margini, però di fatto così non è, perché vengono investiti in prima persona.